determina le caratteristiche della seguente parabola, x uguale meno y quadro meno 4y meno 4, ossia trova le coordinate del vertice, del fuoco, l'equazione della direttrice, dell'asse di simmetria e rappresentala graficamente. Esiste in fotocopia che abbiamo già visto per le parabole aventi asse di simmetria coincidente o parallelo all'asse delle y, all'asse delle ordinate. Qui parliamo invece di parabole aventi asse di simmetria coincidente o parallelo all'asse delle ascisse. Infatti parliamo di x uguale meno y quadro meno 4y meno 4. Ne faremo due, ne abbiamo già visto qualcun altro anche nelle spiegazioni. Subito notiamo che parliamo di una parabola avendo qualità in questo modo, cioè avente verso rivolta verso, in maniera opposta al verso della freccia dell'asse x, perché in questo caso trattasi di una parabola avente sicuramente asse di simmetria parallelo all'asse delle ascisse. Attenzione, le formule dei vertici, dei fuochi, del fuoco, della direttrice, dell'asse di simmetria si invertono rispetto a quelle di prima. Quindi notiamo che A vale meno 1, infatti la concavità è rivolta, diciamo, in questo verso. B è meno 4, C, il termine noto, è meno 4. Conseguentemente, facciamo notare come, volendo, se avete notato, raccogliendo un meno, fattore comune del membro di destra, si potrebbe scrivere questa come x uguale meno y quadro più 4y più 4, ovvero anche come meno il quadrato di y più 2. E quando è così, non so se avete visto nelle spiegazioni precedenti, significa che in pratica il vertice di questa parabola, sapete dove sta? Sta proprio nel punto 0 meno 2, cioè nel punto in cui si annulla il membro di destra, avete la y più 2 quadrato è 0 quando y uguale meno 2. Quindi il vertice, io lo so già, è del tipo 0 meno 2. Vogliamo verificarlo? Verifichiamolo con le formule. Dunque, intanto, come al solito, mi creo qua il piano cartesiano, che poi lo vedremo, vedremo anche il grafico su GeoGebra. Dunque, il vertice di una parabola avente asse di simmetria parallelo all'asse delle x, delle ascisse, è del tipo meno delta. Quindi la x del vertice è meno delta fratto 4a, la y del vertice è invece un meno b su 2a. In pratica, si invertono le cose. Ma guardate, guardate cosa viene. Vi faccio vedere come 4c meno b quadro, siamo nullo, ma per forza è nullo, perché se questo è lo sviluppo del quadrato, il delta è il discriminante è nullo. Infatti, guardate, 4ac meno b quadro, che non è altro che meno delta, sarà 4 per meno, allora, facciamolo da qui, 4 per meno 1 fa meno 4, meno 4 per meno 4 è un 16, meno 4 quadrato è 16, con meno davanti 16 meno 16 è 0, quindi meno delta è 0, 0 fatto per 4 che sarebbe 4a è chiaramente 0, quindi effettivamente la ascissa delle vertici è 0, ma già lo sapevo, ve l'ho detto, quando è così è sempre così. E chi è il suo di v? Sarà meno 2, vediamo, meno b, allora b è meno 4, meno b sarà 4 diviso 2 meno 1 meno 2, vedete che viene proprio 4 su meno 2 meno 2. 0 meno 2 sono le coordinate del vertice, quindi vertice che sta proprio segnasse negativo, sta qui, del y. Non solo, ma possiamo anche dire, possiamo dirlo, che 0 meno 2 è anche l'intersezione della parabola con l'asse delle y, perché coincide col vertice, dando 0 alla x. Effettivamente viene che 0 meno 2 è anche un'intersezione, oltre che il vertice, della parabola con l'asse delle y. E con l'asse delle x? Beh, con l'asse delle x, che è equazione y uguale 0, basta dare, teniamo un altro punto, quindi questo è anche un punto. Come si fa a trovare le intersezioni eventuali della parabola con l'asse delle x? Beh, basta dare 0 alla y e viene, guardate, meno 4, 0. Che è un punto che sta nel semiasse negativo delle ascisse, quindi qua 1, 2, 3, 4, sta qua. Beh, diciamo che questo è il vertice, me la immagino così sta parabola, vedete? Vedete? Ecco qua, infatti già la possiamo vedere là, questo è meno 4. Ma per concludere possiamo fare... possiamo scrivere, ovviamente, chi è l'equazione dell'asse? Beh, l'asse di simmetria, l'equazione è questa qua, no? K
che è proprio y uguale meno 2. Vi ricordo che l'asse di simmetria è proprio pari all'ordinata del vertice nel caso di una parabola avente asse di simmetria parallelo all'asse delle x. Quindi l'asse di simmetria è y uguale meno 2. X uguale una costante sarà l'equazione invece della direttrice. Vi ricordo che la direttrice è x uguale meno 1 più delta diviso 4a, ma vi ricordo che il delta in questo caso è nullo, quindi meno 1 su 4a è la x uguale meno su 4a è l'equazione della direttrice, dove in questo caso sarà x uguale un quarto, perché meno 1 più 0 è meno 1, meno 1 diviso 4 meno 1 che è meno 4, meno 1 su meno 4 è un quarto. X uguale un quarto, pertanto, rappresenta l'equazione della direttrice, che vi ricordo essere una retta verticale passante per il punto un quarto 0, quindi è questa retta qua, x uguale un quarto. Chi sarà il fuoco? Beh, il fuoco ha, vi ricordo, la stessa... Dunque, il fuoco, che nei casi precedenti aveva meno b su 2a e meno retta su 4a, ascissa ordinata, si inverte, il fuoco sarà... Allora, ascissa meno delta fratto 4a, vi ricordo la formula, e ordinata meno b su 2a. Ma il fuoco in questo caso avrà ascissa nulla come l'ascissa del vertice e ordinata in questo caso la stessa ordinata del fuoco in questo caso. Chiedo scusa, ovviamente ho sbagliato. Il fuoco avrà stessa ordinata, quindi meno b su 2a, ovviamente meno 2, ma non meno delta, 1 meno delta fratto 4a, mi sono sbagliato, chiedo scusa, l'ascissa del fuoco. Ma se delta è 0, viene meno un quarto meno 2, quindi questa volta, se qua c'è un quarto meno un quarto, diciamo che il fuoco sta proprio qua. Eccolo il fuoco. Ascissa simmetrica, se un quarto è la direttrice, x uguale un quarto meno un quarto sarà il fuoco, è qua. Questo è il fuoco, sta qua, che deve stare ovviamente proprio sull'asse di simmetria di equazione y uguale meno 2. E vedete che lì in effetti in piccolo la parabola che ci è stata richiesta di cui ci hanno chiesto la rappresentazione, eccola qua.